Appuntamento dell'anno in casa per il Novara, che vuole regalare la quarta gioia consecutiva al proprio pubblico. Avversario un Pordenone, perché le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Dallo stadio Silvio Piola, buon pomeriggio da Carlo Morizio in diretta per Lega Pro Channel. È la 17ª giornata del campionato di Lega Pro Girone A e Gaudenziani reduci da 7 vittorie nelle ultima della classe, il Pordenone, che ha accumulato 0 punti nelle ultime 9 gare con 9 sconfitte. Novara che si schiera con il 3-5-2 consueto in campo, fra i pali Tozzo in difesa, torna Martinelli dopo la squalifica, anche Freddi dopo l'infortunio che non gli ha permesso di disputare le ultime 3 gare. Vicari completa il reparto a centrocampo, da destra a sinistra Dickman, Bianchi, Miglietta, Gustavo e Pesce davanti confermatissimi. Gonzales ed Evacuo, risponde il Pordenone che si schiera a specchio, fra i pali Careri in difesa, Fissore, Peccarisi e Rosania. Centrocampo, destra Simoncelli, Maracchi, Migliorini, Uliano e Placido, davanti Maccan e Palladino, che ha vinto il ballottaggio con Barbuti. In panchina il Novara schiera con il 12 Montipò, 13 Beglia, 14 Migliavacca, 15 Buzzegoli, 16 Schiavi, 17 Manconi, 18 Corazza, allenatore Toscano. Pordenone risponde con il 12 Bazzichetto, 13 Corrado, 14 Conti, 15 Capogrosso, 16 Pramparo, 17 Benatti e 18 Riccardo Barbuti. Arbitrerà l'incontro il signor Fanton di Lodi, primo assistente Graziano di Mantova, il secondo Zingrillo di Seregno. Novara che attaccherà da sinistra, a destra dei vostri teleschermi risponderà invece il Pordenone, quest'oggi in divisa bianca e non come al solito nero-verde, che attaccherà da destra a sinistra, che è allenato da Fabio Rossetto, quest'oggi alla terza panchina, lui che è il terzo allenatore stagionale del Pordenone dopo gli esoneri precedenti prima di Lamberto Zauli e poi di Foschi. Quindi lui è tornato, aveva già avuto una parentesi 2 anni fa che stava per culminare con la promozione dalla Serie D alla Lega Pro, ma adesso è tutto pronto per il fischio d'inizio di questa gara. Prende dunque il via alla 17ª giornata l'arbitro Fanton di Lodi, verifica che sia tutto a posto. Novara che schiera a centrocampo Gustavo in questa inedita posizione, lui che ha fatto benissimo proprio la scorsa giornata entrando e rendendosi subito protagonista e decisivo. Il primo pallone è per il Pordenone, che gira a sinistra dove c'è Rosania, prova ad avanzare il numero 3 servendo poi Placido. Il pallone davanti, sarà molto importante il ruolo che ricoprirà in questa gara Maccan, che dovrà tenere più palloni possibile. Oggi per il Pordenone è un'impresa, anche se ultimamente ci sono stati segnali di risveglio. Proprio Maccan protegge il pallone, prova a mettere in moto Palladino, c'è però l'ottima chiusura di Freddi, si impegna per mantenere il pallone in campo Dickman, però non ci riesce, quindi si ripartirà con una rimessa laterale da zona offensiva per gli ospiti, subito intraprendenti con il buono spunto di Maccan, che ha cercato poi un corridoio per il numero 10 Paladin, che però è stato anticipato dall'ottima chiusura difensiva di Freddi, il suo ritorno molto importante a dirigere la difesa. Il pallone in mezzo all'area di rigore, svetta Martinelli, poi Dickman prolunga non riuscendo però a liberare, ci prova Gonzales, anticipato però da Migliorini. Pallone ora per Evacuo, il capitano, subito trattenuto da Peccarisi. C'è l'irregolarità del numero 5, quindi calcio di punizione per il Novara, che è la quarta volta consecutiva che schiera questo attacco, con Gonzales sempre più avanti nelle gerarchie di Toscano. Ha scavalcato Corazza, che invece era prima il titolare. Ora Freddi gira a sinistra dove c'è Francesco Vicari, primo gol tra i professionisti per lui la scorsa settimana, quello che è valso il 2-0 nella gara poi vinta 2-1 nell'ostico campo del Brianteo contro la Gian Erminio. Subito il movimento di Gonzales per Evacuo, ancora trattenuto questa volta da Rosania, c'è un'altra irregolarità, quindi calcio di punizione. Questa volta la posizione è anche buona e può essere propizia per una conclusione in porta. Manca il vero e proprio tiratore, che è Garofalo, che ancora ferma i box. Sono tante le defezioni per il Novara, ma ci sono comunque giocatori che possono far male. Il pallone si è impossessato Miglietta, probabilmente andrà lui magari cercando la porta, oppure un destro a giro liftato sul secondo palo dove sono salite le torri. C'è Gonzales, c'è Freddi, c'è ovviamente anche Evacuo, c'è anche Simone Pesce e Gustavo, nonché Martinelli, rimasto invece dietro Vicari. Potrebbe andare invece
Anche Bianchi che ora si sposta, potrebbe anche provare uno schema il Novara. Tre uomini, piazza in barriera Careri. Portiere classe 82, scuola Bologna. Fischia adesso. Arbitro Fantoni Lodiche verifica che la barriera sia a distanza regolamentare. Va Miglietta, uno schema corto, pesce e lascia passare il pallone, ma poi c'è la chiusura della difesa ospite. Ancora il Novara davanti, Gustavo al limite dell'area, prova a lanciare per Freddi, il pallone però è impreciso, troppo lungo, e permette così l'uscita di Careri che controlla e ora rimette in gioco il pallone servendo Fissore. Prima volta che Fissore e Peccarisi, due giocatori più esperti, due difensori su cui punta moltissimo il tecnico Rossetto, giocano insieme in questa stagione. Problemi per Fissore che è tornato solo nella scorsa giornata dopo una lunga assenza e defezione. Adesso può andare Maracchi che decide di spingere sulla destra. Pallone per Simoncelli che restituisce ancora al numero 8. Si fa vedere dietro Paladin che svaria molto per cercare la posizione di non dar punti di riferimento alla difesa del Novara. L'ultimo tocco poi è di Gustavo, quindi rimessa laterale per il Pordenone quando se ne sono andati 3 minuti e 20 secondi. Novara che dovrà cercare la vittoria. Questa è l'ultima gara stagionale dell'anno solare, anzi 2014, in casa dinanzi al proprio pubblico. Novara che è reduce da 4 vittorie consecutive qui allo stadio Silvio Piola e che cerca anche la quinta, che manca dall'agosto-ottobre 2010. Lì il filotto era stato addirittura di 7 vittorie consecutive, sarebbe quindi un traguardo molto importante per la squadra di Toscano. Ora Martinelli imposta lui, cerca in profondità Gonzales, il pallone non è preciso, prova ad arrivarci va come anticipato da Rosania. Centrocampo controlla Migliorini, aggredito però in maniera regolare da Bianchi. Avanza Bianchi, il pallone per Gustavo, entra in area Gustavo, il miracolo di Careri, ma subito gran guizzo del Novara e si rifugia poi in calcio d'angolo il Pordenone. Primo corner della gara, è stato bravissimo Bianchi a liberarsi, ha trovato in mezzo all'area di rigore libero Gustavo, che però a tu per tu con Careri si è lasciato ipnotizzare. Primo corner della gara che batterà da sinistra la squadra di Toscano proprio con Gustavo. Sono salite di nuovo tutte le torri, ma che pericolo per il Pordenone che si è fatto trovare completamente impreparato su questa proposizione offensiva della squadra di casa. Va Gustavo, il pallone per Freddi che stacca, ancora Careri in calcio d'angolo. Freddi ha rischiato di imitare quanto aveva fatto col Como, dove una sua doppietta aveva deciso l'incontro, poi terminato addirittura con una goleada con 4 gol di scarto. Corner numero 2 dunque per il Novara, che inizia a premere sull'acceleratore, sempre Gustavo sul punto di battuta. Sul secondo palo c'è Martinelli, gli altri sono tutti a ridosso dell'area piccola. Pallone in mezzo, va Gonzales di testa, non riesce però a spizzare per un compagno né ad indirizzare verso lo specchio della porta difeso da Careri. Pallone che si perde sul fondo, ma Novara che ha subito mostrato il suo potenziale offensivo con Gustavo in questa posizione inedita. Lui l'aveva già ricoperta quando militava ancora in Brasile nelle giovanili. L'ha riproposto vista l'emergenza in quel ruolo tecnico toscano. E ora proprio Gustavo che prova ad andare a recuperare il pallone, ha avuto un impatto devastante nella gara contro la Gian Erminio, un palo che ha propiziato il gol di Gonzales e poi l'assist perfetto per il gol di Vicari, e stava anche per realizzare il suo secondo gol in questo campionato. È stato bravo però Careri, il pallone ora lungo per Maccan, c'è lo stacco di testa imperioso di Vicari, ma c'è stata un'irregolarità da parte del difensore romano classe 94, calcio di punizione che va a battere l'ultimo arrivato Andrea Migliorini, acquistato giovedì dal Pordenone, era svincolato, è il primo rinforzo, ce ne saranno verosimilmente altri nella campagna di gennaio per cercare una salvezza, almeno i play-out che ad oggi distano 5 punti rispetto alla penultima Albino Leffe. Ci sarà però il match diretto proprio nell'ultima giornata. Ora prova a spingere Placido sulla sinistra, il pallone in mezzo di Placido, l'ottima però chiusura da parte di Dickman del numero 7, poi rinvia in qualche modo Martinelli, è bravo ad agganciare il pallone e va subito a fare sportellate con Rosania, poi viene attaccato da Migliorini, c'è irregolarità e quindi calcio di punizione per il Novara, che però ha già avuto due occasioni per sbloccare la gara, prima con Gustavo e poi di testa con Freddi. In entrambi i casi si è fatto però trovare pronto Careri. Va Martinelli a battere il calcio di punizione, si sono predisposti in avanti i suoi compagni. Martinelli cerca Bianchi, controllo il numero 8 aggredito da Paladin che sembrava poter ristrappare il pallone ma poi non vi è riuscito. Miglietta allarga a sinistra dove c'è Pesce, la sovrapposizione di Gustavo, Pesce preferisce andare da solo, poi in verticale per Gonzales, ancora Gustavo, attenzione a spazio il numero 10, serve Vacco che prova a restituire il pallone però viene chiuso ottimamente in questo caso da Rosania, quindi
Pordenone può ripartire con McCann, aggredito da Vicari, calcio di punizione per il Pordenone, ha forse qualcosa da dire arbitro Fanton a Vicari, è già la seconda irregolarità in 7 minuti da parte del difensore del Novara, infatti viene richiamato dall'arbitro che predica calma, calcio di punizione per abbattere Peccarisi, ritorna dopo la squalifica che non gli ha permesso di essere in campo nella gara persa 1-0 proprio all'ultimo minuto contro il Monza. Attenzione perché c'è lo scatto di Simoncelli che prova a prendere alle spalle Pesce, c'è però l'ottimo raddoppio e chiusura da parte di Vicari, ancora Peccarisi, Migliorini, attenzione a Paladin, cerca di premiare la sovrapposizione da parte di Maracchi, c'è però la chiusura, Peccarisi, Fissore, prova una sventagliata lunga a cercare McCann, ha capito tutto però in anticipo Freddi che chiude e serve Miglietta, quindi Vicari, ennesimo lancio lungo, centrocampo saltato sistematicamente in questi primi 9 minuti soprattutto dal Pordenone, che il Novara però è ricorso in qualche circostanza al lancio dalle parti di Evacuo, che è bravissimo sia in zona realizzativa come dimostrano i 130 gol in Lega Pro, ma anche e soprattutto ad aiutare i compagni con sponde sempre preziose. Martinelli, avanza lui, numero 2 a campo, lo prende tutto, poi decide di servire Gonzalez che restituisce dalle parti di Evacuo, il sinistro di Evacuo viene però murato ottimamente dalla chiusura da parte di Placido, Bianchi, Miglietta, c'è campo a sinistra per Pescia, ha capito il numero 5, l'ha servito, l'uno contro uno con Simoncelli che ha caratteristiche più offensive che difensive. Allora ancora Pesce, decide di entrare in mezzo al campo, poi con il mancino, trova Evacuo in mezzo all'area di rigore, il sinistro di Evacuo! E il Novara è già in vantaggio al nono minuto con la rete di Felice Evacuo, sesto sigillo in campionato per il capitano, ma perfetta intuizione da parte di Simone Pesce. E poi Evacuo sotto porta è stato implacabile, ha trovato il gol dell'1-0, si mette dunque subito in discesa la partita per il Novara. Bravo Pesce che ha capito di non poter puntare Simoncelli, ha trovato allora un passaggio stupendo per Evacuo che a tu per tu con il mancino ha trafitto Gareri, e Novara che così volerebbe a quota 34 punti in classifica, sesto gol in campionato di Evacuo che quindi va a meno a uno dal capocannoniere della sua squadra che è Pablo André Gonzalez, soprattutto ritrova il gol che gli era mancato nelle ultime due uscite, l'ultima rete risaliva nella gara contro l'Albino Leff proprio qui al Silvio Piola dopo un minuto e mezzo, va sbloccato la contesa come oggi e dunque il Novara è già avanti e il Pordenone deve rincorrere e ora si fa dura anche perché il potenziale offensivo del Pordenone queste ultime giornate non è stato entusiasmante, ma attenzione perché c'è ancora il Novara. Dickman forse controlla il pallone con la mano, non è così secondo l'arbitro, dunque Bianchi per Miglietta, sempre molto libero a sinistra Pesce, chiamato in causa qua con un pallone difficile, lo riesce comunque ad arpionare, a tenere in campo Pesce, poi però aggredito da Simoncelli che gli strappa via la sfera, Paladin rinviene però su di lui, benissimo Bianchi, dunque Gustavo, gli applausi del Silvio Piola, c'è comunque un nutrito gruppo di pubblico quest'oggi qui, almeno da parte novarese non ci sono tifosi del Pordenone. Bianchi si fa vedere a sinistra, Gustavo l'ha visto l'otto, la sponda di Gustavo per Gonzalez, ci arriva però prima Peccarisi, ma un Pordenone che ora fa fatica a ripartire, impreciso il pallone per McCann, dunque ancora Novara, Pesce allarga dalle parti di Bianchi, Martinelli, Dickman su di lui, c'è Placido, quindi Dickman preferisce tornare dal numero 2 che va da Freddi, addirittura ultimo uomo, difensore ex Brescia, diventato fondamentale per Toscano, Vicari in verticale per Evacuo, la chiusura di Peccarisi che controlla, poi non sa però cosa farsene del pallone, alla fine trova Placido che decide di partire, lascia sul posto Dickman, davanti a sé McCann chiamato in causa con un pallone però completamente mal calibrato e che si perde direttamente in rimessa laterale. Parlato prima di questa partita Rossitto dicendo stiamo cercando di alzare il ritmo, di trovare la quadratura del cerchio, infatti ha cambiato modulo dal suo arrivo passando dal 4-3-1-2 o 4-3-3 precedente, questo 3-5-2 che garantisce qualche automatismo in più. Col Monza la prestazione era stata ottima, solo un gol al 91esimo aveva sconfitto la squadra friulana. Oggi l'avvio non è stato dei migliori col Novara che è già avanti e che ha anche sciupato due palloni in precedenza. Peccarisi, 12 minuti e qualche secondo sul cronometro,
Paccan prova a fare la sponda, dove però c'è solo Pesce. Fanno sportellate i due, c'è l'intervento irregolare dell'attaccante classe 84 originario proprio di Pordenone. Due reti per lui in questa stagione, suo anche il sigillo all'ultimo minuto nell'unica vittoria stagionale del Pordenone, risalente addirittura però al 5 ottobre 69 giorni fa contro la Cremonese. Da lì in poi solo sconfitte. Pordenone carolino di marcia con una vittoria, due pareggi e addirittura 13 gare perse, anche la peggior difesa. Un attacco che latita soprattutto in trasferta, perché è vero sono 5 gol ma 4 solo nella gara contro la Feral Pisalo, rocambolesca, clamorosa, persa 5-4 nella terza giornata. Miglietta per Pesce, si fa vedere Gustavo, Pesce decide ancora di rientrare come ha fatto spesso in questo avvio di partita. Largo da destra c'è Dickman, si fa vedere Gonzales, l'ha visto Dickman, mezzo all'area c'è Bianchi, anche Evacuo e Gustavo. Ancora fuori per Dickman, può mettere il cross in mezzo, c'è anche una deviazione, esce Careri e la fa sua. Ma non può far ripartire subito l'azione perché non ci sono compagni che si propongono offensivamente. Migliorini, Paladin, Placido, ancora dal numero 4 che sembra comunque aver già preso le chiavi del centrocampo del Pordenone, anche vista l'assenza di Mattili che la scorsa gara era squalificato, in questa è indisponibile. Lui che l'anno scorso ha militato parte della stagione al Melbourne e l'altra al Delta Protol, Delta Porto Torre ovviamente. Ha detto voglio essere utile alla causa, voglio cercare di aiutare il Pordenone nella salvezza. Pordenone che 10 giorni fa ha dovuto anche salutare il suo capitano storico Zubin, che si è accasato in Serie D al Padova, decidendo così di scendere di categoria. Il terzo cannoniere nella storia del Pordenone con 51 reti. Ora Maccan molto lontano dalla porta, però prova ad innescare il movimento sulla fascia da parte di Simoncelli. Cioè per l'ottima chiusura, poi amministra diligentemente il pallone Miglietta, che si conquista anche la rimessa laterale. Pronto a battere Pesce. Scambio corto con Gustavo, poi Pesce va invece a cercare Evacuo, di testa però lo sovrasta Rosania. Attenzione ora al buon break lanciato da Uliano. Può provare a puntare Martinelli, il pallone in mezzo all'area di rigore, c'è Maccan, deve ora girarsi dietro il pallone perché arrivava a rimorchio Maracchi. C'è stata però l'ottima chiusura da parte ancora una volta di Simone Pesce, scatenato in questo primo quarto d'ora, nonostante giochi in un ruolo a lui non troppo congeniale. È stato utilizzato in questa stagione sia come regista, sia come mezzala, sia all'occorrenza anche come esterno di sinistra nel 3-4-3 nella gara contro l'Alessandria. In questo 3-5-2 invece, sia quest'oggi che la scorsa settimana contro la Gian Erminio. D'altronde l'assenza sulle fasce di Garuffo e Garofalo non offre molte alternative a Toscano. Martinelli. Ennesimo lancio lungo per Gonzales, che partiva per una posizione di fuorigioco ed era stato anche anticipato da Peccarisi. Difficile superare l'ex numero 26 dell'Avellino sulle palle aeree. Uliano dietro per Rosania, ancora Peccarisi, e lui quando non entra in possesso del pallone Migliorini che deve impostare. Fissore sempre Peccarisi, non trova idee di gioco valide. Il Pordenone che poi perde palla. Poi c'è l'irregolarità di Simoncelli, aveva riconquistato il pallone Gustavo, sembra in ottima forma, sia fisica che mentale. E ora l'arbitro va a richiamare Simoncelli. Qua in evidente ritardo, si rialza però Gustavo, calcio di punizione vicino a ridosso della linea mediana del campo. C'è sul pallone Pesce, che cambia completamente il gioco per Martinelli. Ancora più largo c'è Dickman, servito su di lui subito Placido. Dickman allora chiama in causa Gonzales, anticipato bene qua parte di Maracchi, poi ancora Gonzales che riconquista il pallone. Bianchi, c'è l'intervento irregolare da parte di Uliano, quindi calcio di punizione. Partita ora molto spezzettata questa fase del primo tempo, mentre Toscano ne approfitta per dare indicazioni ai suoi, sta parlando soprattutto con Miglietta. Colloquio il numero 5, il tecnico che l'aveva già avuto nell'esperienza alla Ternana, che l'ha richiamato fortemente qui dopo che Miglietta invece si era accasato in estate allo SPAL. Esperienza però molto breve, durata una ventina di giorni, perché poi non ha resistito alle sirene azzurre.
E Gustavo che si occupa di battere questo calcio di punizione. Barriera solo Paladin. Potrebbe andare con un pallone sul secondo palo il 10. Ribattuta da parte della difesa del Pordenone. Poi ricaccia via il pallone con Fissore, dove però c'è soltanto Vicari. Pallone lungo dove di testa arriva però Simoncelli. Attenzione ora Maccan. Vede il movimento di Paladin che aveva provato a tagliare a destra. C'è stata però una deviazione che permette dunque a Vicari di intercettare. Dickman. Ancora Miglietta. Ora spazio. Dietreggia molto il Pordenone. Miglietta vede il movimento da parte di Gonzales. Uno contro uno con Peccarisi che però lo costringe ad allargarsi. Ancora numero 11 argentino. Dietro per Dickman. Arriva però bene Uliano, poi Peccarisi rischia anche un po' sulla pressione di Dickman, poi spazza dove c'è Paladin, la chiusura di Freddi, irregolare però secondo l'arbitro. E dunque c'è il primo giallo dell'incontro ai danni del numero 6 del Novara, Gianluca Freddi, classe 87. Aveva preso forse anche il pallone, ma anche le gambe di Paladin, dunque ora dovrà stare attento, non è però nella lista dei diffidati. Per il Novara sono due, Pesce e Gonzales, per il Pordenone invece Rosania, Maccan e Uliano. Peccarisi. Fissore. Scambio corto con Simoncelli che poi prova a partire. Non c'è però la linea di passaggio. Dunque Paladin arriva però velocissimo dietro di lui Miglietta che gli ruba il pallone. Conquista anche il calcio di punizione. Si prosegue per la norma del vantaggio. Pesce. Sbaglia qui il tocco, libera dunque Paladin che allarga per Uliano, ha un po' di campo ora il Pordenone. Maccan, bravo però Bianchi, sempre più protagonista di questo Novara dopo un avvio di stagione nel quale non era molto considerato da Toscano. È l'unico giocatore nelle ultime 8 partite ad aver disputato tutti i minuti disponibili. Quest'oggi sembrava potesse essere in ballottaggio con Galassi, ha scelto però ancora lui, tecnico novarese. Simoncelli. Migliorini, sempre Peccarisi, sta toccando una quantità industriale di palloni. Uliano chiama il taglio di Placido, poi però preferisce ragionare ancora e richiamare sempre Peccarisi. Fissore. Migliorini dunque Maracchi, ha visto il movimento da parte di Simoncelli che punta e salta Vicari, il pallone in mezzo sul secondo palo dove c'è Placido che non riesce però a servire dietro, forse poteva anche lasciare il pallone per la corrente Uliano, proprio Uliano ora va da Migliorini, si fa vedere Fissore, prova a premere un po' il Pordenone anche se finora non ha impensierito la porta difesa da Tozzo. Migliorini. Simoncelli. Uliano. Taglio di Placido, non lo chiama però in causa ancora una volta Uliano, dunque Maccan raddoppiato da Bianchi che per poco non gli sradica il pallone dai piedi. Peccarisi. Campo Peccarisi. Prova il pallone in mezzo all'area di rigore per Maccan, la chiusura di Freddi, al limite però arriva prima di tutti Paladin che viene atterrato. Non è così però secondo l'arbitro che anzi punisce Paladin per simulazione. Ammonito dunque il numero 10 che ha provato a saltare Martinelli in area di rigore, poi è caduto al minimo contatto. Secondo l'arbitro non c'è stato l'irregolarità, anzi, bensì la simulazione da parte di Paladin, che è dunque il secondo giocatore a finire sul taccuino degli ammoniti dopo Freddi. Prima comunque proposizione offensiva degna di nota da parte del Pordenone. Quando siamo entrati nel 22esimo minuto di gioco. Decide di andare con il rinvio lungo Tozzo. Portiere che in casa è riuscito a mantenere 6 volte su 8 inviolabilità della porta, fatto mai successo invece nelle 8 trasferte. Cala vistosamente il rendimento difensivo del Novara fuori dalle mura amiche. Qui però soltanto 2 gol subiti, quello di Iocolano contro il Bassano e di Salvi contro l'Albino Leffe. Bianchi va da Pesce, cerca Gonzales, prima di lui però Migliorini. Dickman. Fa vedere vicino a lui Bianchi. Poi serve diligentemente Miglietta. Sempre a lui vengono affidate le chiavi del centrocampo novarese.
Freddy. Con calma il Novara preferisce ragionare, aspettare e cercare il pertugio giusto. D'altronde, avendo già sbloccato la gara, non c'è più la fretta che era stata spesso in avvio di stagione cattiva consigliera del Novara, che con impazienza cercava la rete anche in maniera frettolosa, senza precisione. Toscano ha lavorato molto per limare questo difetto e i risultati gli stanno dando ragione, anche grazie alla vena offensiva dei suoi attaccanti. Gonzalez 7 gol, Evacuo è salito poco fa a 6, Corazza a 5. Terzetto che insieme ha realizzato 18 reti. Rosania, anzi Fissore. La chiusura però su Simoncelli. Dunque Peccarisi, sbaglia qui Peccarisi, se ne va Gonzalez. C'è l'intervento irregolare da parte di Peccarisi, ammonizione inevitabile qui. Peccato di superficialità, di presunzione Peccarisi. Ne ha approfittato Gonzalez che stava per mettersi in moto. Dunque intervento irregolare, cartellino giallo per Peccarisi. Gonzalez semplicemente devastante nelle ultime gare. Basti pensare che negli ultimi 8 incontri ha una media gol per minuti giocati, uno ogni 64. Quasi un gol e mezzo a partita. E soggia alla ricerca del quarto gol nelle ultime 4 gare, non gli è mai successo in carriera. Già 3 volte invece ne aveva realizzato reti per 3 volte consecutive. Ma soprattutto anche l'aiuto che dà la squadra con le sue ripartenze, con i suoi assist. Con l'Albino Leff addirittura aveva messo lo zampino in tutti i 3 primi gol del Novara. Sembra finalmente un giocatore ritrovato dopo un avvio di stagione non proprio idilliaco da parte del classe 85 originario di Tandil. Sempre Gustavo sul punto di battuta. Pallone in mezzo all'area di rigore, dove aveva provato a svettare di testa Martinelli. Pallone di poco a lato, ma ha rischiato ancora il Pordenone, sempre su palla inattiva. Precedenza ci aveva provato Freddy, qui il suo compagno di reparto Martinelli. Pallone a lato di pochissimo, alla destra di Careri, che era però rimasto fermo a guardare. Rinvio lungo ancora dell'uno del Pordenone. Svetta Uliano, dove però c'è solo Dickman. Cerca e trova Evacuo, attaccato da Rosania che gli concede soltanto una rimessa laterale. A battere Dickman. Si fa vedere Miglietta, anche Evacuo. Sceglie quest'ultima soluzione, il numero 7. Poi però Evacuo regala un pallone agli spettatori, calciando direttamente in tribuna. Migliorini dietro per Peccarisi. Dunque Fissore. Pordenone che però non riesce ad alzare i giri del motore, a farsi notare dalle parti di Tozzo. Lo stesso palla abbastanza sterile per i ragazzi di Rossetto. Ora Rosania avanza, prova a scalare la transizione a destra del Novara, che però ha già chiuso di nuovo tutti gli spazi. Migliorini a campo ora. Lancia Placido, l'ottima però chiusura di Dickman, che regala calcio d'angolo al Pordenone. Anzi no, perché c'è la segnalazione di fuorigioco, quindi rimane 2-0 per il Novara il computo dei corner. Dickman comunque aveva chiuso bene su Placido. Lorenzo Dickman, uno dei prodotti del vivaio novarese, classe 96, ha firmato 2 settimane fa il primo contratto professionistico che lo legherà la squadra piemontese fino al 2018. Evacuo di testa, poi Gustavo, riconquista però bene il pallone, in questo caso Maracchi. Corre velocissimo a destra Simoncelli, prova ancora a mettere in mezzo il pallone per Maccan. La pronta chiusura però da parte di Tozzo, ma è sempre Simoncelli sulla destra a creare apprensione, perché Pesce sì, è stato bravissimo nell'occasione del gol, molto bravo ad offendere, però per caratteristiche non riesce ad arginare il numero 7, che qui per la seconda volta si è fatto vedere sul fronte di destra. Pallone però troppo debole per chiamare in causa Maccan, sul quale è potuto intervenire in maniera vincente Tozzo. Miglietta, ora Bianchi, non riesce però ad uncinare il pallone. Rosania attaccato da Gonzalez, non c'è fallo secondo l'arbitro, che poi però viene aiutato dal primo assistente Carmine Graziano di Mantova, che segnala il calcio di punizione per il Pordenone.
se ne sono andati quasi due terzi di questo primo tempo. Ricordiamo che il Novara è avanti grazie al gol dopo 9 minuti e 50 secondi di Felice Evacuo. Peccarisi, sempre Migliorini, ancora il 4, scambiano però senza superare metà campo il Pordenone, lo fa ora Peccarisi, la sponda di testa di Paladin, non riesce però a prolungare McCann. Evacuo è bravo ad aggirare Migliorini che lo stende, ennesimo calcio di punizione della gara. Pallone crocefisso Miglietta, altro giocatore che è stato fermo 4 partite per un infortunio, quando è tornato però sempre in campo. Bianchi controlla forse con la spalla, riesce non si sa come a servire Gonzales, dunque Martinelli, si fa vedere Vicari, non chiama il pressing il Pordenone, quindi Vicari va con calma da pesce, uno contro uno con Simoncelli, questa volta parti invertite, l'ultimo tocco è del centrocampista di Cattolica, la rimessa è per il Novara. Si fa vedere Evacuo, poi gira per Miglietta, può spingere ora sulla destra il Novara, lo fa chiamando in causa Dickman, la chiusura però da parte della difesa del Pordenone, poi pallone rischioso di Miglietta, Freddi allora spazza via, dove però ci arriva prima di tutti Rosania, Giuliano vince un contrasto con Martinelli, serve McCann, però così lontano dalla porta fa davvero fatica, che in questo caso ben arginato dalla difesa del Novara. Dickman, ritmi molto blandi, sbaglia qui completamente la rimessa di Dickman, c'è Placido, uno dei più attivi in questo avvio, anche se non sempre è stato servito. Simoncelli stavolta non decide di non puntare Pesce, prova poi a servire un pallone per un compagno, chiuso proprio da Pesce, ora può ripartire Gustavo, si è allargato a destra Gonzales, l'ha visto il 10, il pallone però è per Evacuo che viene spinto da Rosania, tutto regolare secondo l'arbitro. Ora partita abbastanza scorbutica. Paladin, sempre per Placido. Pochi giocatori però in proiezione offensiva per il Pordenone. Si ritorna allora da Simoncelli. Prova con il mancino Simoncelli da distanza siderale. Conclusione velleitaria che non può impensierire Tozzo, che vede il pallone scorrere fuori alla sua destra e controlla quando siamo nel 31esimo minuto di gioco. Pronto al rinvio Andrea Tozzo, portiere classe 92, originario di Riviera del Garda. Peccarisi, Paladin, c'è la chiusura ancora di Gustavo che ha recuperato molto i palloni, impreciso poi il tocco per Evacuo. Gustavo però va ad aggredire anche Placido, costringendolo a retrocedere da Rosania che regala il pallone a Miglietta. Bianchi, Dickman sempre in verticale, ottimo preziosismo da parte di Gonzales. Miglietta si fa vedere ancora Pesce, il pallone invece ancora per Gonzales, troppo però allargato sulla sinistra questo passaggio di Miglietta, dunque può ripartire il Pordenone. Paladin, si è fatto vedere Maracchi, una finta di Paladin che poi rientra. Simoncelli, fissore, Placido attaccato da Dickman che non vuole farlo ragionare, Placido per McCann, Freddi però lo tampona benissimo, dunque benissimo anche Evacuo che riesce a saltare un uomo, si fa vedere Gonzales, Evacuo lo serve, il controllo non precisissimo con il mancino di Gonzales, forse doveva servire questo pallone sulla corsa Evacuo che invece ha dato troppo corto per Gonzales che non ha controllato perfettamente permettendo alla difesa del Pordenone di chiudere. Spinge ora a sinistra la squadra allenata da Rossetto. Paladin dietro per Migliorini, trova qui un buon corridoio per McCann che si gira bene, carica il sinistro, impreciso però il mancino di McCann, tra l'altro è il capocannoniere della squadra con 2 gol, meglio di lui nessuno, come lui invece Barbuti,
come abbiamo detto, Zubin, che però non fa più parte della rosa, potrebbe essere rimpiazzato, così si vocifera a gennaio, da Saša Bjelanović, attaccante croato, classe 79, tra l'altro in rete ieri sera con il Messina nel pareggio 1-1 con il Benevento nella 17esima giornata del girone Pro C. Ora attenzione però, perché c'è un brutto pallone perso da Gustavo, preciso però anche Maracchi, serve questo pallone a metà strada fra i due attaccanti, non riuscendo così far partire un'azione pericolosa, dicevamo, di Saša Bjelanović, potrebbe essere uno dei rinforzi gennaio per Rossetto, tutto in vista della gara contro l'Albino Leffe, che se non è uno spareggio poco ci manca, è vero, c'è poi tutto un girone di ritorno, ma è importante iniziare a raccimolare punti anche adesso per non vedere troppo allontanarsi almeno i play-out, che perché la salvezza diretta è già lontana ben 12 lunghezze infinite, se si conta che il Pordenone ha ottenuto solo 5 punti finora. Pesce, rientra Pesce, ma poi da Miglietta prova ad intercettare il pallone McCann, ma non vi riesce. Vicari, si fa vedere ancora Pesce, Simoncelli però effettua bene la chiusura difensiva, è sempre il Novara ora in possesso palla, buonissima la sterzata di Miglietta, dunque Bianchi, c'è Dickman, uno contro uno con Placido, c'è il raddoppio però parte di Giuliano, si va da Evacuo, il cross in mezzo di Evacuo sul secondo palo, fatto però la diagonale Fissore, che regala il terzo corner della gara al Novara, prova a spingere questi ultimi 11 minuti di primo tempo, attenzione alla traiettoria arcuata, a rientrare ora con il mancino di Gustavo, sale ancora Freddi, si è già piazzato in mezzo all'area di rigore sia Bianchi sia Gonzalez sia Martinelli, e ora sta andando anche Evacuo, al limite pronto per un'eventuale ribattuta c'è invece Miglietta, partono molto lontani sia Freddi che Martinelli, cross in mezzo sul secondo palo, la chiusura però di McCann che anticipa anche Careri, poi c'è un intervento irregolare, è rimasto a terra in mezzo all'area di rigore, se non sbaglio il numero 11 Giuliano, che però si rialza. Irregolare, scomposto l'intervento da parte di Martinelli, che aveva provato un'acrobazia. Calcio di punizione per il Pordenone. Rosania, non buonissimo la sua ultima prestazione contro il Monza. Lì era stato provvidenziale Careri, così è riuscito a riscattare il suo debutto con la nuova cura Rossetto, quale non aveva fatto benissimo nel match perso 2-0 contro il Südtirol. Le ultime 4 gare solo un gol per il Pordenone, realizzato da Possenti, oggi squalificato visto che è stato espulso nella scorsa gara. Paladin, uno contro uno con Martinelli, prova a prendere il fondo Paladin, che viene atterrato e spinto dal numero 2, dunque calcio di punizione, questa sì che può essere un'occasione interessante per il Pordenone, almeno su calcio piazzato, punto di battuta c'è Migliorini, c'è anche Giuliano, salito invece sia Rosania sia Peccarisi, tutto dentro il Pordenone ad eccezione fatta di Placido e Simoncelli, che sta al limite dell'area. Marca uomo sembra il Novara, c'è lo spray per far rispettare la barriera da parte di Fanton, ora è tutto pronto in mezzo all'area, c'è anche McCann, uno schema però, il pallone corto per Giuliano, forse troppo corto, lo rimette poi in mezzo sul secondo palo, troppo alto però, non può arrivare di testa, chiusura da parte di Rosania, che ora torna indietro a riprendere la sua posizione, il difensore a sinistra nel terzetto predisposto da Rossetto, sfumata via non bene questa occasione per il Pordenone, pallone troppo arretrato per Giuliano, che poi l'ha cercato di rimettere in mezzo, anche lui però impreciso. Peccarisi, quindi Simoncelli, sempre Gustavo su di lui, dappertutto il numero 10, che ora combatte ancora con Simoncelli, che forse lo trattiene, così anche secondo l'arbitro, dunque calcio di punizione, si lamenta Gustavo, che ricordiamo prima della gara contro la Gian Erminio non aveva nemmeno disputato un minuto nelle ultime 5 gare. Dopo un avvio di stagione promettente, anche con un gol nel big match contro il Pavia, capolista
quota 33 punti prima della gara odierna contro il Südtirol. Da parte degli uomini allenati da Maspero, ancora Martinelli, controllo non preciso, rimedia poi cercando di sinistro Bianchi, sempre Martinelli, Dickman di prima per Gonzalez che lascia lì il pallone per Martinelli, attenzione può andare il 2, che poi però non se la sente di provare la conclusione, il cross troppo altruista in questo caso, il pallone però è lungo per Gonzalez che anche impegnandosi non riesce a tenerlo in campo. Era una buona occasione perché non era schierato benissimo dietro il Pordenone, che ora rischia con Careri, deve dunque lanciare lungo. Ennesima spinta fra Vicari e McCann, il fallo in questo caso è del numero 3, dunque calcio di punizione. Per la squadra oggi in maglia bianca, Matteo Migliorini largo a destra, c'è Fissore, Simoncelli forse il più attivo dei suoi, testa però Vicari anticipa, poi Gustavo tiene anche il pallone in campo, così sembrava almeno in un primo momento, poi l'arbitro però segnala la rimessa laterale sempre per il Pordenone, che però non riesce a farsi vedere con costanza. Ora McCann la sponda, sempre Vicari a chiudere, lungo dove Rosania non se la sente di lasciar passare il pallone per Careri, dunque Migliorini, c'è il taglio da parte di Placido, prima di lui però McCann che svetta altissimo, mezzo all'area però controlla Freddi, intercetta per un attimo Uliano, il pallone ancora preda dei giocatori del Pordenone, qui però Simoncelli non controlla bene, deve ripartire dietro da Fissore, dunque Peccarisi che allarga a sinistra per Rosania, si fa vedere Placido, Rosania preferisce andare ancora da Migliorini, sempre Migliorini, c'è spazio ora per il 4, Simoncelli, dunque Rosania va da Uliano, spostato a sinistra nella scorsa gara vista l'assenza di Mattilig, dato che non c'era ancora Migliorini, aveva giocato da mediano, poi Peccarisi, intervento regolare da parte di Pesce su Simoncelli che poi prova a recuperare il pallone, ma si disimpegna benissimo il Novara con Gustavo che serve ancora Pesce, prende campo Pesce, dunque Gustavo, Gonzalez prova saltare Rosania, non c'è l'intervento irregolare, dunque riconquista pallone il Pordenone, non mancano solo 5 minuti di gioco al termine del primo tempo, Novara è sempre avanti grazie al gol di Evacuo, anche se dopo ha deciso di rallentare un po' i ritmi permettendo così al Pordenone di non soffrire troppo tranne per un paio di iniziative abbastanza isolate. Migliorini, Uliano chiama a salire Rosania, qui invece serve Placido, controllo del classe 95, Uliano di prima, chiamare Paladin, troppo lungo però il pallone per un altro giovanissimo, lo Scuola Milan classe 94, un gol per lui stagione nel match contro la Feralpi Salò. Pordenone l'ha prelevato in estate dalla Sacilese, l'anno scorso 7 sono state invece le sue realizzazioni in 32 gare. Gioca poco sulla sinistra il Pordenone, che se Placido si sta facendo vedere con costanza, lui che d'altronde è adattato in quel ruolo perché ricordiamo che manca l'altro Migliorini, Gianluca, oltre allo squalificato Possenti. Dickman, Martinelli se la prende comoda, poi serve ancora il suo compagno Dickman, prova ad andarsene bene, Evacuo restituisce bene il pallone, c'è l'inserimento da parte di Gustavo, Dickman lo chiama, ancora Dickman in area di rigore, chiuso però al momento del tiro, è un intervento provvidenziale difensivo, se non sbaglio dovrebbe essere stato Uliano a chiudere, anzi no, Placido, bravissimo qua perché Dickman era stato fortunato, stava poi per liberare la sua conclusione, proprio al momento del tiro però è stato stoppato, dunque rimessa offensiva per il Novara che torna a premere. Gonzalez, Bianchi, cross in mezzo sul secondo palo, arriva Evacuo che forse toglie anche il pallone dalla disponibilità di Gustavo, poi rilancio subito lungo di Careri. È ovvio che nonostante giochi in mezzala Gustavo abbia spiccate note offensive, adesso anche ha avanzato il raggio d'azione, quello che diventa dunque offensivamente
tutto e per tutto un 3-4-3 con Gonzalez largo a destra, Gustavo a sinistra. Torna almeno momentaneamente per questa azione al vecchio amore toscano, che proprio inizio anno era partito adottando questo modulo, cambiando poi nella gara contro il Bassano. Da lì in poi 7 vittorie, un pareggio, una sconfitta, quella che brucia ancora contro il Real Vicenza per 3-0, ma che è stata dimenticata con 3 vittorie, 7 gol segnati, solo 2 subiti negli ultimi 3 incontri. Migliorini, Placido, tende però ovviamente a rientrare sempre sul destro, che è il suo piede naturale. Fissore, la chiusura di Miglietta che forse la controlla con la mano, non è così secondo l'arbitro. Gustavo sempre per Pesce, serve ancora il 10 Gustavo, in mezzo all'area c'è Evacuo completamente libero, il pallone al limite per Miglietta che prolunga per Evacuo, si perde un po' l'azione ma l'alimenta Dickman, il cross in mezzo di Dickman rimpallato, poi c'è la chiusura da parte di Giuliano. McCann lotta come sempre con Freddi, dunque Paladin, chiude però benissimo Martinelli. Freddi si rifugia addirittura da Tozzo, 1:30, poi sarà recupero in questo primo tempo. Vicari, Pesce qua controlla male ma riesce comunque a servire Evacuo che indietreggia, mantiene però il pallone, dunque Miglietta, avanza Martinelli, ora c'è campo, si fa vedere Bianchi, il pallone per Dickman. Tanti giocatori in propulsione offensiva per il Novara. Gonzalez, limite dell'area, controlla, prova a portarsela sul mancino. Il suo stop a seguire, poi però ha commesso un'irregolarità ai danni di Fissore che aveva scalato benissimo per chiudere sull'11. Calcio di punizione per il Pordenone. Prende tempo Careri. Andrà probabilmente con un lancio lungo. Però c'è soltanto Dickman, impreciso qui il rinvio del numero uno del Pordenone. Gonzalez, la sponda di testa per Bianchi, secondo palo Gustavo, taglia invece in mezzo Evacuo, chiuso benissimo ancora Fissore, poi Gonzalez col mancino scheggia la traversa, il numero 11, sarebbe stato il suo 8° sigillo stagionale, il 7° nelle ultime 9 gare. La parte alta della traversa però gli ha negato la gioia del gol. Un rimpallo, un pallone al limite, non ci ha pensato due volte il classe 85, scaricare il suo mancino. Careri era completamente battuto, forse questo è l'ultimo brivido del primo tempo, sono infatti scaduti i 45 minuti regolamentari. Non c'è la designazione da parte del quarto uomo del recupero. Infatti sul rinvio di Careri termina la prima frazione di gioco. Novara avanti 1-0 con il gol al 10° di Evacuo, ha avuto un altro paio di occasioni per raddoppiare, soprattutto questa qui al termine del primo tempo, sempre con Gonzalez che ha sfiorato la traversa. Pordenone invece possesso palla sterile, finora Tozzo ha vissuto un sabato pomeriggio tranquillo. E adesso vi lasciamo con gli highlights del primo tempo e ci ritroviamo per la seconda frazione di Novara Pordenone. Carpenteria di Giorgia è azienda leader nella realizzazione di qualsiasi manufatto in ferro e acciaio inox.